stesso risultato con cui è iniziata la partita. Nessuno ha trovato il gol, si chiude 0-0 al primo tempo. Partiti, è iniziato il secondo tempo. Finora siamo ancora in parità, senza gol. Vediamo se la situazione si sblocca nella ripresa. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Decide di sfruttare la fascia. Prosegue nella sua corsa. La cross in mezzo. Prova a verticalizzare. La appoggia sulla fascia. E ora deve concludere. Cerca lo spunto. Bel gesto tecnico. Provano a partire in velocità. Attenzione al tiro. Vuole la profondità. Palla in profondità per il compagno. Ecco un'occasione di contropiede. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Deve essere un contropiede interessante questo, peccato. Lungo passaggio in avanti. La mette in avanti. Grande movimento nello spazio. C'è spazio per calciare. Nessuno arriva sul cross. Hanno ottenuto un fallo laterale. Ancora 0-0, potrebbe succedere di tutto. Prova ad andare via con eleganza. Tackle duro ma efficace. Attenzione, siamo in zona pericolosa. Cerca il tiro. È stato splendido l'intervento del portiere. Sicuramente non una parata semplice. Calcio d'angolo battuto corto. Riceve un pallone interessante. Occasione. Può concludere. Bella parata. Il portiere ha reagito proprio bene su quel pallone. Era molto pericoloso. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Verticalizzare. Vitinho.
colpisce il pallone. La sfera entra in porta. Sembrava un pareggio annunciato, invece hanno colpito all'ultimo istante. Proprio nell'angolo, il portiere non poteva farci nulla. Credo che nessun portiere al mondo ci sarebbe arrivato. Bellissima conclusione, angolatissima. L'allenatore ora si trova di fronte a una scelta molto importante, se continuare così oppure effettuare un cambio tattico. Certo, se vuole agire lo deve fare nei prossimi minuti. Ottima azione difensiva. Devono riprovarci. Questa potrebbe essere la strada giusta per riaprire la partita. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Proprio così. Del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. C'è la palla lunga in avanti. Interessante azione sulla fascia destra. Da lì può segnare. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Il portiere la calcia lontano. Lungo passaggio in avanti. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. La mette sulla sinistra. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo. Devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. 5 giri di lancette al triplice fischio. Qualche istante sarà tutto finito. C'è il tiro! Ha segnato! Un gol adesso è molto difficile da recuperare. Doveva solo spingerla in rete, un gol facile per lui. Gli hanno concesso troppo spazio e lui si è preso tutto il tempo per prendere la mira e buttarla dentro. Eccolo qui, è arrivato il momento del cambio. Mettono il sigillo sulla loro vittoria. Continua ad avanzare verso l'area. Cerca il secondo palo e va a colpire di testa. E c'è ancora un gol. 3 gol di vantaggio. Si spegne la luce per gli avversari. Bello il cross, ottima conclusione. Questo è un colpo di testa da manuale. La coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il portiere. Si riparte dal 3-0. Vitinho.
Vitinho. Palla al centro. Allontana la palla. Cross in arrivo. Errore qui, pallone sprecato. E l'arbitro chiude qui la partita. Una vittoria ottenuta con tutte le